Ciao a tutti lettori, io sono Chiara e benvenuti in questo nuovo video. Sono tornata con il video TBR dei prossimi mesi. Non so se lo sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso. Ultimamente ho stilato delle TBR per il breve periodo, diciamo. Volevo girare un video TBR un po' più lungo per dirvi effettivamente cosa ho intenzione di leggere durante questi mesi futuri, ma in realtà non l'ho fatto perché non so cosa voglio leggere, ma ho scelto 5 libri che secondo me potrebbero essere adatti per l'inizio dell'autunno. Infatti stiamo andando incontro a questo nuovo periodo, nuovo anno scolastico. A settembre diciamo un po' lo starter della nuova vita per i giovani praticamente. Vi faccio vedere che cosa ho pensato che sarebbe carino leggere durante questo periodo. Il primo è una rilettura, infatti ho letto da qualche parte, non so se è vero oppure no, ma sta per uscire o uscirà o stanno girando, comunque è in progetto un film o una serie TV su Cercando Alaska di John Green. Il primo volume che ho letto di John Green e che mi era piaciuto veramente moltissimo. Aveva sì delle pecche, però mi era piaciuto tantissimo, come potete notare da tutti i post-it che avevo messo. È un romanzo a cui sono estremamente affezionata perché l'ho letto in un periodo non proprio florido della mia vita e quindi appunto ci sono molto affezionata. Il protagonista è Miles, un ragazzo un po' diverso diciamo dagli altri, che ha deciso di cercare il suo grande forse. Ricordo questa frase in modo abbastanza nitido: vado a cercare un grande forse. Quale sia questo grande forse io non me lo ricordo perché forse me lo so scordato. E in una scuola conosce Alaska, la protagonista femminile. Appunto Cercando Alaska è molto importante per questa storia. Purtroppo non mi ricordo praticamente niente di questo romanzo, se non il grande forse e una cosa che succede a metà del libro. Chi l'ha letto lo saprà. Sono queste due le uniche cose che ricordo del fatto che, e mi ricordo del fatto che Alaska non era particolarmente simpatica, ma era una matta in pratica. Comunque vorrei rileggerlo giusto per rinfrescarmi un po' la memoria. Poi Io sono libero di Francesco Barbi, edito La Corte Editore, a un prezzo di copertina di 16,90 €. Questo romanzo mi è stato gentilmente inviato dalla casa editrice, ho intenzione di leggerlo. Da quello che ho capito è un romanzo totalmente fuori di testa. Infatti si tratta di un gruppo di amici, dovrebbe essere ambientato a Pisa se non sbaglio, comunque in Italia. Praticamente impazzisce perché prende un'eccessiva dose di ecstasy, il che mi ha ricordato un po' un film, Smetto Quando Voglio, una roba del genere. La trama mi ha ricordato sicuramente quel film e dovrebbe essere molto divertente, totalmente fuori di testa, però penso sia molto molto adatto da leggere in questo periodo. Di Daniel Defoe, Mall Flanders. Io ho questa edizione Universale Economica Feltrinelli, che ha un prezzo di copertina di 9 €, che avevo acquistato, se non sbaglio, per ottenere la borsa. Comunque, ultimamente l'avevo preso perché mi sono resa conto di avere delle grosse mancanze per quanto riguarda i classici e quale periodo migliore se non l'autunno per leggere un bel classicone. So soltanto che la protagonista è una femminista antelitteram e non so nient'altro. Non mi piace particolarmente informarmi per quanto riguarda i classici, preferisco scoprirli mano a mano, anche perché un romanzo che ho da tantissimo tempo in libreria, che avevo preso usato dal libraccio, perché ne aveva parlato bene Giada di Reading Can Save Us, mi pare, La tredicesima storia di Diane Setterfield,
parla appunto di questa libraia antiquaria che, diciamo, nel tempo libero, come secondo lavoro, appassionata di biografie. La sua vita cambia nel momento in cui incontra una scrittrice che sta praticamente morendo e la incarica appunto di scrivere la sua biografia. Dovrebbe essere un romanzo molto interessante e molto adatto per questo periodo. Infatti, in autunno mi piace cimentarmi in romanzi ambientati nell'Ottocento, oppure in classici o in fantasy. Trovo siano molto più adatti a questo periodo, non lo so, anche la copertina mi ha fatto pensare a questo periodo, e quindi penso sia molto adatto da leggere. Se lo avete e non lo avete ancora letto o volete acquistarlo, potremmo leggerlo tutti quanti insieme. Per ultimo, ma non per importanza ovviamente, vista la mole e quanto se ne è parlato, Le nebbie di Avalon di Marion Zimmer Bradley, edito HarperCollins, il primo volume del ciclo di Avalon, che ha un prezzo di copertina di 22 euro. L'ho preso appena uscito, mi interessava moltissimo perché sono una grandissima fan del ciclo arturiano. Sinceramente però ho un po' paura a leggerlo. Non so se lo sapete, sicuramente se mi seguite su Instagram, a proposito, il link è qui giù nell'info box, se non mi seguite fatelo se vi va, se no non è obbligatorio. Non mi piace leggere i libri di cui si parla troppo in un determinato periodo. Ad esempio, in questo periodo si parla di un romanzo, di una trilogia, Nevernight, sicuramente non l'avete mai sentito se bazzicate un po' su YouTube o su Instagram, comunque nel caso ve lo dico io. Nevernight di J. Kristoff, edito Mondadori, che è un romanzo, una trilogia fantasy, di cui non so assolutamente la trama perché ne hanno parlato talmente tanto, ma io la trama non l'ho capita qual è. Un attimo ve lo prendo. Nevernight di J. Kristoff, sicuramente non l'avete mai visto se bazzicate un po' su YouTube o su Instagram, a parte pesa come me praticamente. L'edizione è sicuramente estremamente curata, ma come sempre se bazzicate un po' già l'avete vista tutta, praticamente l'avete letto già. Io però, non curante del prezzo di copertina di 20 euro a volume, li ho presi tutti e tre, però ho preso solo questo come monito perché non me va. Praticamente dicevo, l'ho preso, ma aspetterò un po' di tempo per leggerlo, perché sinceramente primo penso sia lo leggerò, ma non adesso, non in questo momento. Però ho intenzione di leggerlo con Eleonora di Vivere tra le righe, che saluto, così magari potremo supportarci insieme in questo tunnel. Bene ragazzi, il video è finito qui. Fatemi sapere voi che cosa avete intenzione di leggere a settembre o ottobre, anche perché siamo già a metà settembre, ma ovviamente non siamo mai in orario, vabbè, siamo sempre in ritardo come al solito. Vi auguro delle splendide letture, fatemi sapere se avete letto uno di questi libri o se avete intenzione di leggerlo, nel caso fatemelo sapere qui sotto, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!